La giovane musicista Fei Fanchao ci ha lasciati prematuramente all'età di soli 21 anni a causa di un glioma cerebrale aggressivo, una diagnosi che le era stata comunicata l'anno precedente. La notizia della sua scomparsa è stata annunciata dai suoi familiari che hanno chiesto rispetto per il loro dolore. Per i suoi genitori Fei rappresentava una stella luminosa nella notte buia, una giovane donna appassionata della vita e dotata di un'intelligenza e una sensibilità fuori dal comune rispetto alla sua giovane età. La sua storia era segnata da una coraggiosa battaglia contro la leucemia che aveva sconfitto con successo due volte a soli 8 e 13 anni. Fei aveva avuto l'opportunità di studiare con la leggenda della musica David Stewart degli Eurythmics e aveva firmato un contratto con la sua etichetta Bay Street Records 2 anni prima della sua tragica morte. I due stavano anche lavorando insieme al suo album d'esordio. David Stewart ha condiviso il suo dolore nel vedere Faye confrontarsi con questa malattia devastante dopo un periodo di creatività straordinaria trascorso insieme durante l'estate. Ha descritto Faye come una persona piena di entusiasmo, un vulcano di risate e sottile ironia, un artista in tutti i sensi.